Riccardo Chiarello, centrocampista della Gian Erminio. Allora, Riccardo, come avete affrontato questo Prato? Temevate che era così difensivo? Sì, allora noi eravamo molto carichi, abbiamo preparato la partita bene, settimana mentalmente, volevamo fare risultato a tutti i costi e ci aspettavamo, sì, infatti anche in campo dandoci mano forte l'un con l'altro ci dicevamo, ragazzi, sapevamo che era così, sono chiusi là, vogliono portarla a casa il punto a tutti i costi e sapevamo di trovare una squadra così, molto chiusa dietro. Ci abbiamo provato e non siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno, ma testa alla prossima, già martedì per cominciare a lavorare ancora bene. Del resto il mister aveva detto in settimana di non sottovalutare l'avversario, così è stato, perché si è rilevato molto, diciamo, molto difensivo, come dicevo prima. Sì, infatti, ma noi non sottovalutiamo nessuno. Se c'è una cosa che posso dire di questa squadra è che non è presuntuosa. Grazie all'esperienza, alla fame che si ha in gruppo, possiamo dire di non aver sottovalutato nessuno, anzi, ci aspettavamo un Prato così. E ripeto, come ho detto prima, 5 pareggi mi pare ci Quattro sono stati pareggi ci oggi, sono stati 4 oggi, pareggi, sì. per cui sta a dimostrare che il campionato è equilibrato e assolutamente nessuna squadra deve essere Ecco, sottovalutata. le prossime due trasferte saranno contro Lucchese e Carrarese. Questo potrà crearvi qualche beneficio giocando fuori casa oppure No, beh, penso di no. Penso che a noi piace giocare qui davanti al nostro pubblico, come cerchiamo di metterci il massimo anche fuori. Per cui l'impegno, l'intensità, la concentrazione è uguale sempre. Sono due partite molto toste che prepareremo al migliore dei modi. Abbiamo una settimana intera adesso, magari a differenza di questa settimana che sono state tre partite intense, con 2 giorni a testa per prepararle. Per cui dai, lavoriamo bene da martedì e andiamo e ci prepariamo bene per Luca. Ecco, vedendo un po' i dati positivi, diciamo che la posizione in classifica è migliore rispetto a quella degli altri 2 anni in Lega Pro. Siete a 24 punti, in confronto ai 23 dell'anno scorso e 22 del primo anno. Come vedi questa posizione? È possibile mantenerla facilmente oppure Beh, diciamo che secondo me siamo una buona squadra. Adesso manca ancora la partita appunto di Lucca per chiudere il girone d'andata ed è una buona possibilità anche per metterci in una posizione di classifica agevole. E diciamo che continuiamo il nostro percorso. Prima Sergio Viotti, il nostro portiere, ci ha detto subito: forza ragazzi, siamo non in classifica. E non in classifica vuol dire per adesso essere dentro la zona playoff. E se non sbaglio il Pontedera ha perso oggi, che era l'ultima dei playout, per cui abbiamo preso un punticino in più sulla zona salvezza, per cui dobbiamo continuare a testa alta e tirandoci sulle maniche ogni giorno lavorare sempre di più. Grazie.